Amici di TV Italia Web, buongiorno, ci troviamo a Verona in occasione di Solar Expo 2012. Solar Expo riapre le porte alla sua 13ª edizione. 1230 le aziende espositrici e case rappresentate, di cui il 40% sono espositori stranieri. 40 le nazioni europee ed extraeuropee presenti. I visitatori e professionisti attesi sono oltre 70.000 negli 11 padiglioni di Solar Expo 2012, che occupano una superficie espositiva di oltre 100.000 metri quadri. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha inaugurato Solar Expo 2012 e insieme con le istituzioni tecniche GSE e Autorità per l'Energia si è confrontato in presa diretta con la community nazionale dell'energia sostenibile sul quinto conto energia e sui nuovi regimi di incentivazione delle altre rinnovabili elettriche, delle rinnovabili termiche e delle tecnologie ad alta efficienza. Al centro della discussione il varo degli attesissimi decreti. Siamo con la dottoressa Giorgio Colombo, lei è membro del consiglio direttivo di Gifiani e ha partecipato al dibattito tenutosi col ministro dell'Ambiente Corrado Clini circa il quinto conto energia. A quali conclusioni si è giunti? Purtroppo le conclusioni non sono state particolarmente significative. Sicuramente per la prima volta un ministro è giunto qua al Solar Expo in un momento di ennesima criticità come quello che avevamo già vissuto l'anno scorso. E quindi purtroppo di novità impellenti non ce ne sono, anzi abbiamo avuto dei primi feedback su una chiusura invece da parte dei tecnici del Ministero nei confronti delle proposte che sono state fatte alle regioni, chiaramente da verificare, e ci auguriamo invece che il Governo insomma riesca ad continuare ad avere un'apertura e soprattutto un dialogo con l'associazione di categorie come il GIFI. Anche questa edizione di Solar Expo sta dimostrando come il settore del fotovoltaico sia in continuo sviluppo, anche grazie ai molteplici benefici che questo settore offre all'ambiente e all'economia. Se lei dovesse fare una classifica dei benefici più importanti, quali metterebbe ai primi tre posti? Io le dico soltanto alcuni numeri fondamentali per capire come questo settore è veramente in controtendenza rispetto alla crisi economica e alla recessione in cui ci troviamo. Parliamo di 100.000 occupati tra diretti e indiretti e al 2020 ci sono eccellenti studi che stimano che arriveremo circa 226.000, quindi primo punto occupazione. Secondo punto dico solo che le fonti rinnovabili in toto, con in primis anche il fotovoltaico, copriamo il 26% dei consumi degli italiani, un dato veramente rilevante, e il fotovoltaico contribuisce per questo in ottima parte, cioè significa non dover più acquistare energia dall'estero, energia fossile che inquina ed è veramente molto costosa. Il terzo punto chiaramente sui benefici ambientali, che sono oltre per l'ambiente stesso ma per la nostra stessa salute, quindi un abbattimento anche di quei costi sanitari che si andrebbe incontro qualora l'inquinamento, come sappiamo, porti a malattie e quant'altro. Quali ritiene siano le azioni indispensabili per promuovere questi benefici e come Gifiani interviene o intende intervenire? Allora, il primo punto è quello di riuscire a portare alcuni correttivi al quinto conto energia, è fondamentale. In primo luogo la spesa a 7 miliardi, quindi dai 6,5 stimato ai 7. In secondo luogo riuscire ad avere un registro più flessibile, o meglio, aperto impianti almeno fino a 200 kW per permettere quindi a questi impianti virtuosi in scambio sul posto di non dover imbattersi in un aumento di burocrazia, che è proprio quello che dovrebbe essere invece limitato, soprattutto per quelli che producono e consumano l'energia sul proprio posto, e anche uno slittamento dei tempi di entrata in esercizio proprio per fare in modo che tutta una serie di investimenti in corso siano garantiti, e questo a settembre. Queste sono le proposte fondamentali che propone, porta avanti il GIFI, per cui ci riappelliamo al governo e ai ministeri competenti di riuscire ad avere un'apertura in questo senso, fino a traghettarci alla cosiddetta grid parity. In questo modo poi noi potremo avere la possibilità di poter avere un mercato, quindi libero da incentivi, per continuare a portare quei risultati primi di cui vi parlavo prima. Lei ritiene che lo sviluppo del settore sia lento, adeguato alle necessità o in continuo sviluppo? Lo sviluppo del settore si è visto in pochi anni com'è cresciuto. Abbiamo creato veramente tantissime occupazioni, ma soprattutto anche tante o nuove aziende, ma aziende che si sono riconvertite, hanno trovato uno sfogo, soprattutto anche nel campo elettrico impiantistico, nel campo anche edile stesso, e si sono create nuove figure anche all'interno di tutto l'indotto, ma faccio un esempio semplicissimo, ma a partire dalle banche piuttosto che a coperturisti, che chiaramente con un periodo di crisi, un'edilizia anche più rallentata,
rallentata, hanno avuto la possibilità quindi di riqualificarsi, per cui credo che la crescita di questo settore sia tangibile a tutti quanti e deve essere però garantita e accompagnata fino appunto a questa sua piena competitività, come dicevo prima. Il GIFI si sta adoperando sia dal punto di vista della comunicazione, sia dal punto di vista lobbistico, per riuscire quindi ad operare solo esclusivamente negli interessi di questo settore e riuscire a portarlo a dare, insomma, a continuare a dare i frutti che sta dando in questi anni. E le chiediamo infine un suo augurio per il settore del fotovoltaico a conclusione di Solar Expo. Mi auguro che il prossimo Solar Expo un altro anno non abbia di nuovo l'ennesimo cambio repentino di normativa, ma piuttosto si possa portare a termine un piano di medio-lungo periodo e anzi riuscire anche ad avere magari un altro anno un piano energetico in cui si tenga conto della bontà di una fonte come il sole, di cui l'Italia è veramente ricca, per far crescere e renderci indipendenti dall'acquisto di fonti fossili dall'estero, costose e inquinanti. Grazie mille. Grazie a voi. Solar Expo contribuisce sicuramente ad approfondire gli aspetti tecnici, normativi ed economici del settore, realizzando in questa edizione ben 60 convegni, seminari, corsi ed eventi collegati, utilizzando 300 relatori nazionali ed internazionali, certa di avere più di 6.000 partecipanti al complesso degli eventi convegnistici. Moltissime le novità presentate al Solar Expo 2012, ma soffermiamoci su alcune aziende espositrici. Siamo nello stand Asita, azienda che offre la più completa gamma di strumenti di misurazione esistenti sul mercato ed un servizio di consulenza qualificata, dedicato all'utilizzo ottimale dei prodotti, alla loro assistenza e alla corretta elaborazione e interpretazione dei dati rilevati. Siamo con il signor Enrico Carnevali, responsabile di prodotto del settore energia, che ora ci parlerà delle novità Asita per il fotovoltaico presentate qui a Solar Expo. Sì, buongiorno, le novità sono diverse, sia in ambito di strumenti portatili, quindi per la verifica soprattutto della sicurezza dell'impianto fotovoltaico, sia in fase di installazione che in fase di manutenzione, strumenti per l'installazione fissa che quindi riguardano il rendimento e il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico nel corso di tutti i 20 anni di incentivazione e in particolare un nuovo strumento che consente ai produttori di inverter di verificare tutte le caratteristiche dell'inverter sia in relazione alla produzione che ai requisiti specifici richiesti dal nuovo quinto conto energia che uscirà, insomma, tra molto breve. Quindi quello del fotovoltaico è un settore con buone possibilità di sviluppo? Direi sicuramente sì, nonostante ci siano voci un po' difficili, in realtà il settore proseguirà sulla buona strada che ha sempre avuto fino ad oggi. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie. Ci troviamo nello stand di Cavour, azienda leader in Italia nel settore della morsetteria componibile per quadri elettrici, che da alcuni anni ha progettato e prodotto una linea di apparecchiature per la connessione e la protezione negli impianti fotovoltaici, con l'obiettivo di fornire soluzioni conformi ai più elevati standard di sicurezza e di qualità per lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia. Ci troviamo con l'ingegner Silvano Cerini, Product Manager del settore prodotti per impianti fotovoltaici, che ora ci parlerà dei nuovi componenti di questa linea presentati qui a Solar Expo 2012. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti, mi chiamo Silvano Cerini, sono responsabile della linea fotovoltaico dell'azienda Cavour. La Cavour è un'azienda italiana da 60 anni presente nel settore dell'automazione industriale e da una decina nel settore del fotovoltaico. Io sono responsabile della linea fotovoltaica e vorrei presentarvi alcuni prodotti di punta che siamo qui a esporre nella fiera. Prima di tutto abbiamo Cavour, è leader in Italia nei sistemi di connessione. E questa esperienza nella connessione ci ha portato a sviluppare dei quadri di campo nel settore fotovoltaico. Il quadro di campo è un componente fondamentale per l'impianto fotovoltaico per la sicurezza, la funzionalità e la protezione degli apparati elettrici. Cavour, da quando è presente nel fotovoltaico, ha sviluppato e ha prodotto tecnologia in questo settore. Ha iniziato a fare nel 2008 quadri di campo passivi e semplici, fino a terminare con uno sviluppo di un quadro di campo completo di elettronica e di monitoraggio. Nella sfera è esposto un quadro a 8 stringhe comprensivo di elettronica per il monitoraggio di dettaglio dell'impianto.
una scheda elettronica che è in grado di misurare ogni corrente di stringa, la tensione di stringa, la temperatura del quadro per una maggior sicurezza e inviare tutti i dati a un'unità di controllo, di supervisione di accesso remoto. La Caburo si è occupata sia di tutto lo sviluppo hardware dell'elettronica del quadro che tutto lo sviluppo software di gestione via remoto per la sicurezza dell'impianto. Il software Caburo Solar è in grado di visualizzare in tempo reale tutti i dati dell'impianto, dati di dettaglio delle stringhe, e visualizzarli solo forma grafica e molto semplice, sia di dettaglio dell'impianto che di impianto generale. Tutto il sistema è accessibile via remoto, quindi uno da qualsiasi postazione web può vedere il proprio funzionamento e la propria efficienza di impianto ed essere, avere le segnalazioni di tutti i possibili allarmi che in un impianto si possono generare, dalle sovratemperature all'intervento degli scaricatori fino a più semplici interventi di dettaglio. A questo sì, il Caburo presenta anche delle linee di quadri di campo più semplici, linee di campo adatti a impianti residenziali e più di piccola potenza, una linea di centralini di campo che hanno sicuramente un aspetto molto estetico, molto apprezzato, ma nello stesso tempo un'affidabilità e una sicurezza sempre mantenuta anche nel piccolo impianto. Sono quadri che fanno quindi tutte le funzioni di parallelo e di protezione nella parte DC, nella parte di a monte dell'inverter. Lo sviluppo si è portato avanti anche integrando nello stesso centralino di campo DC una parte comprensiva della C, questo per semplificare sia il lavoro dell'installatore e in ottimizzazione di costi è possibile affiancare all'inverter un unico quadretto di stringa. Diciamo che questi sono i prodotti di ultimo sviluppo di Caburo nel settore della distribuzione. Caburo però non si occupa solo della parte di connessione, ma da quando è presente nel settore fotovoltaico ha anche tutta una linea di prodotti per il fissaggio dei moduli fotovoltaici a tetto. Abbiamo tutto un sistema che copre la maggior parte delle tipologie di tetto, che vanno dall'aggregata con delle staffe di cui abbiamo quindi staffe con brevettate, di cui con brevetto Caburo, fino a coprire quindi delle superfici ondulate, superfici piane o superfici a tegola. Abbiamo sistemi di supporto e di ancoraggio per direi quasi il 100% delle coperture di tetto. Questi sono un po' i prodotti di Caburo, diciamo, esposti alla fiera di Verona. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie. Grazie, buon lavoro, grazie. 40 anni di esperienza, un know-how approfondito, una struttura fortemente orientata alle esigenze del cliente e una costante innovazione tecnologica fanno di Gefran un leader nel settore dei componenti per l'automazione e dei sistemi per il controllo dei processi industriali. Da questa consolidata esperienza nasce Radius, un'intera linea di inverter dedicata al comparto fotovoltaico. Siamo in compagnia di Marco Ciaccio, responsabile delle vendite in Italia, che ora ci presenterà le principali novità portate qui a Solar Expo 2012. Grazie. La Gefran, con la linea di inverter Radius per il fotovoltaico per il Solar Expo 2012 di Verona, in termini di novità si propone con la linea di stringa dei trifase e monofase inverter che hanno a bordo, oltre che un MPPT, da quest'anno anche la possibilità sugli inverter monofasi del doppio MPPT. È importante sottolineare che su tutta la gamma dei prodotti, quindi inverter che ricordiamo vanno da 1,5 kW fino a 330 kW per quanto riguarda gli inverter sciolti e sulle soluzioni incabinato chiave in mano, è molto importante ricordare che siamo già conformi con quelle che sono le nuove normative disposte dalla società energetica, quindi la CEI 021. E, oltre agli inverter di stringa, quindi col doppio MPT, quest'anno abbiamo voluto col nostro stand esterno anche promuovere
tre tipologie di cabinati, quindi soluzioni cabin-mano. In questo caso possiamo vedere il nostro cabinato nella versione light, che ha la peculiarità di essere molto compatto in termini di spazio. In 25 piedi siamo in grado di arrivare ad una potenza complessiva di 1 MW. E le particolarità di questo prodotto sono anche date dal fatto che vi è la possibilità per il cliente di poter usufruire e scegliere diverse tipologie di rivestimenti shelter che sono brevemente qui rappresentate. Oltre la versione light, poi abbiamo anche la versione top, che a differenza di quella precedentemente descritta si propone con cabinati top 3, top 4 da 35 e da 30 piedi, dove all'interno vi è la possibilità di alloggiare 3 o anche 4 macchine da 330 kW. A differenza della versione light, la versione top si propone con tre vani distinti per le celle di media e il trasformatore di media tensione. E in ultimo, ma non per ordine di importanza, vi è anche poi tutto quello che è cabinati studiati per le soluzioni a tetto, e in questo caso possiamo vedere il cabinato roof, dove all'interno alloggiamo tutto quello che concerne la bassa tensione con i vari dispositivi, protezione interfaccia e UTIF, già predisposto all'interno di un trasformatore a 400 volt. E la peculiarità di questo prodotto, come negli altri due casi, è che il cliente si trova una soluzione chiave in mano senza dover fare sostanzialmente altre opere civili o di collegamento. All'interno in questo caso si può vedere che abbiamo alloggiato due inverter da 100 kW, quindi questa è una soluzione per tetti, per un tetto da 200 kW. Oltre ai prodotti, ovviamente in questa fiera cerchiamo di promuovere anche quello che è uno dei nostri punti saldi, ovvero il service, quindi anche quest'anno nei nostri stand potrete trovare dei colleghi della parte service che potranno illustrarvi tutte quelle che sono le novità e tutte quelle che sono le direttive secondo le nuove certificazioni. Per quanto riguarda l'estero, stiamo incominciando ad approcciare mercati esteri, quindi intesi come Sudafrica piuttosto che Romania o altri paesi che in questo momento dove il fotovoltaico in questo momento sicuramente può avere degli sbocchi interessanti. La ringraziamo e buon lavoro, grazie. Abbiamo realizzato questa carrellata su Solar Expo nell'intento di far conoscere l'importanza dell'energia rinnovabile e soprattutto del fotovoltaico per i benefici che questo può offrire al nostro presente e al nostro futuro. Siamo in compagnia della dottoressa Sara Cuotti Tubi, con la quale innanzitutto ci complimentiamo per la manifestazione che dirige, rendendola oggi una manifestazione unica per il numero di espositori, per le tecnologie che diffonde e anche per l'elevato contenuto normativo, tecnico, oltre che economico, che diffonde grazie ai moltissimi convegni e seminari organizzati in questi giorni. Dottoressa, impressioni di questo Solar Expo 2012? Allora, sicuramente impressioni positive. Quest'anno Solar Expo, che è arrivata alla 13ª edizione, ha 1230 espositori tra diretti e rappresentati e una 60ina di appuntamenti tra convegni, seminari, eventi. Siamo molto soddisfatti anche perché siamo consapevoli, insomma, della crisi congiunturale che sta attraversando tutti i settori e quindi indubbiamente anche quello che è il solare. Nonostante questo però Solar Expo ha tenuto molto bene e è una riprova appunto il numero delle aziende che hanno deciso di prenderci parte. Il settore del fotovoltaico è maggiormente presente in questa edizione? Sicuramente il fotovoltaico è il settore maggiormente presente all'interno di Solar Expo, siamo attorno all'85%. E per noi è ovviamente è sempre stata una conferma, proprio perché tutte le aziende del fotovoltaico hanno sempre visto Solar Expo come una piattaforma imprescindibile dove essere presenti, anche proprio per dimostrare quello che è il peso economico di questo comparto della green economy. Ritiene che le nuove direttive relative al quinto conto economico avranno ripercussioni sulla manifestazione? Devo dire che quest'anno
non abbiamo percepito, non abbiamo avuto questa sensazione o comunque questo impatto negativo sull'evento. Come dicevo prima, Solar Expo da sempre è stata vista non solo come una semplice fiera dalle aziende del settore, ma come un appuntamento imprescindibile. Cioè, quello che è un messaggio, secondo me, che le aziende hanno voluto passare è proprio questo: siamo qui in massa, vogliamo fare massa critica, vogliamo far capire quello che è il peso economico di questo comparto, che è un peso che quindi deve essere preso in considerazione anche dai decisori. Abbiamo citato il grande numero di convegni organizzati. Come valuta l'afflusso a questi convegni in questi giorni di manifestazione? Beh, siamo molto soddisfatti dell'afflusso dei vari partecipanti appunto ai nostri convegni, proprio perché Solar Expo non è semplicemente una fiera, ma è anche proprio un vero e proprio programma convegnistico molto corposo. Dicevo prima, appunto, una sessantina di appuntamenti che tocca tanti argomenti e soprattutto cerca di soddisfare le esigenze di qualsiasi professionista, per cui dall'Italian PV Summit, che precede di due giorni Solar Expo e che quindi si rivolge soprattutto a quelli che sono a quello che è il mondo della finanza e degli analisti, a per esempio altri eventi che possono trattare invece ed essere interessanti per i progettisti, per gli installatori, a eventi che trattano invece, che ne so, dell'integrazione architettonica, penso al convegno come SolarArc, la cogenerazione, il solare a concentrazione. Veramente tocchiamo tutti quelli che possono essere gli argomenti legati a questo settore. Ad oggi possiamo dire che Solar Expo è la manifestazione nazionale più importante per quanto concerne le energie rinnovabili. Novità per le prossime edizioni? Allora, Solar Expo è, sì, come diceva lei, il primo evento in Italia e tra i primi tre al mondo. Mi viene da dire che la novità più grossa per la prossima edizione è che ci spostiamo a Milano, questo proprio perché stiamo seguendo quelle che sono le esigenze del mercato. Il fotovoltaico, il solare è in una seconda fase, una fase dove c'è bisogno proprio per le aziende di aprirsi verso nuovi mercati, quindi è diventata necessaria quello che è un processo di internazionalizzazione, e su questo siamo sicuri che Milano ci verrà sicuramente di supporto. La ringraziamo e complimenti ancora, grazie. La nostra visita a Solar Expo 2012 si conclude qua in compagnia con Aldo Besozzi, direttore del periodico Wotton Web. Abbiamo collaborato alla realizzazione di questa trasmissione con l'intento di sottolineare l'importanza delle energie rinnovabili e del fotovoltaico per i benefici che questi ci offrono, rendendo la nostra vita qualitativamente sempre migliore. Speriamo di essere riusciti in questo intento. A questo punto non ci resta che salutarvi e un arrivederci a Solar Expo 2013. Grazie.